Ciao amici e benvenuti o bentornati sul canale. In questo video vi farò vedere uno step by step dettagliatissimo su questa manicure che ho realizzato in letteralmente pochissimi secondi usando gli smalti semipermanenti e il timbro in silicone per lo stamping. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un like a questo video se vi piacerà. Per questo video userò tutti i prodotti dell'azienda Trebosi, che è una nuova azienda che sto testando in questo momento e che mi ha molto soddisfatta. Adesso vi sto stendendo i due colori semipermanenti, Erika e Miriam. Erika è un bellissimo color salvia, mentre Miriam è un colore nude rosato del sottotono freddo e grigio. Entrambi sono molto coprenti e pigmentati in una sola passata. Un altro prodotto che ho ricevuto è il Top Coat Shine Top Glitter, che è un prodotto novità dell'azienda e si tratta di un top coat glitterato senza dispersione. La cosa che mi piace di questo top coat è che i micro brillantini sono davvero sottilissimi per un effetto elegante sopra ogni colore e qui lo vedete steso sopra Erika e Miriam. Questo top coat mi piace tantissimo e ve lo consiglio. Gli ultimi due prodotti che ho ricevuto sono due basi rubber, Milky Rose e Ice Clear, e sono delle basi rubber con una consistenza particolarissima e non ho mai provato una base simile prima d'ora e nel corso del video vi spiegherò meglio di che cosa si tratta. Se vi interessa acquistare questi prodotti mi raccomando andate nell'info box perché c'è anche un piccolo codice sconto per voi. Intanto il tutorial è già iniziato e come di consueto sto eliminando il prodotto precedente. Qui avevo fatto un semipermanente rinforzato, quindi sto eliminando il colore e parte della base e anche andrò ad accorciare un pochino la lunghezza. Se notate sto facendo un po' di fatica a eliminare il prodotto e questo perché la punta è un pochino usurata e l'andrò a cambiare immediatamente. Questa infatti è una buona indicazione per tutte le punte, non solo quelle per la rimozione. Se vedete che fate fatica a rimuovere il prodotto o a rifinire per esempio la cuticola con la vostra punta diamantata, probabilmente è perché la punta deve essere cambiata perché si è usurata. Adesso sto rifinendo la forma dell'unghia, voglio dare una bella forma quadrata e lo sto facendo con questa lima extra slim di Stalex che ha appunto le strisce abrasive usa e getta che sono molto igieniche e mi piace molto. Poi vado anche a opacizzare la parte ricresciuta dell'unghia naturale e a uniformare tutta la superficie dell'unghia. Questo passaggio è molto importante quando andiamo a fare il semipermanente perché appunto dobbiamo partire da una superficie perfetta. Non è altrettanto necessario quando andiamo a fare refill in gel perché comunque andremo a limare lo stesso. Adesso ci prepariamo per la manicure e come sempre vado a spingere bene indietro le cuticole con un pusher in metallo o dei bastoncini d'arancio. Amo entrambi, forse preferisco leggermente i bastoncini d'arancio perché mi permettono di essere un po' più delicata sulla cute e vi lascio anche giù nell'info box i bastoncini d'arancio che uso solitamente che prendo, se già mi seguite su Instagram lo sapete, su AliExpress, quindi andate a controllare. Adesso sto andando a pulire bene il giro cuticole con una punta diamantata a fascia blu che è una grana media e prima vado a lavorare dal centro verso sinistra e poi cambio il senso di rotazione della fresa, vado a lavorare dall'altra metà, quindi dal centro verso destra. Questa modella non ha delle cuticole molto pronunciate, però ha davvero tante secchezze, soprattutto in prossimità dei valli che vado bene a levigare con la pancia della fresa e anche dove ci sono i punti di crescita, c'è un po' di accrescimento di pelle, quindi vado bene a liberare quella zona in modo che poi posso coprirla adeguatamente con la mia base rubber. Le spazzoline blu che vedete le uso sempre per la manicure e secondo me sono uno strumento davvero indispensabile e le prendo anche queste su AliExpress, vi lascerò il riferimento giù nell'info box e alcune di voi mi hanno chiesto come le pulisco e è molto facile, le sterilizzo come faccio con le altre punte fresa, quindi anche per queste vale lo stesso tipo di procedimento.
Adesso vado a levigare un pochino il girocuticolo con la punta a sfera. Questa qui ha un diametro abbastanza grande e anche una grana media, perché come vedete le cuticole di questa modella sono abbastanza spesse, quindi mi serve una grana un po' più grossa. Però come vi dicevo prima, la cuticola non è molto pronunciata, quindi c'è davvero pochissimo da rimuovere. Passiamo adesso ai preparatori. Applico il nail prep e un primer non acido, perché queste unghie non hanno particolari problemi di adesione, e prima di fare questo passaggio mi raccomando, andate a pulire benissimo l'unghia dalla polvere che è rimasta durante la manicure con un pad imbevuto di cleanser, e se volete raggiungere proprio bene tutte le aree dei valli e il giro cuticole, potete fare questo passaggio anche con un bastoncino d'arancio e un pad arrotolato sulla punta, così andrete proprio a pulire ogni singolo granello di polvere. Adesso, come vedete, sto applicando il primer non acido e è importantissimo non andare a toccare la pelle. Adesso parliamo di questa base, che è la base rubber Milky Rose di Trebosi, e è una base rubber che non avevo mai provato prima, una consistenza davvero particolare, perché come vedete è molto leggera, è molto sottile, però non cola assolutamente, ragazze, neanche se ci mettete un po' a lavorare il prodotto, lei rimane molto ferma, una consistenza che definirei quasi tissotropica, e non ho mai visto nessuna base rubber con questa caratteristica. Quindi se avete particolari problemi che ci mettete un po' e la vostra base tende a colare, questa potrebbe essere proprio un'ottima base per voi. Applico la giusta quantità di prodotto sull'unghia usando il pennellino in dotazione e poi vado a rifinire bene e allineare bene la struttura con un pennellino liner, andando su e giù e cercando di livellare bene la superficie, e poi vado in lampada a polimerizzare e questa base non brucia assolutamente. Adesso passiamo alla parte più divertente di questo tutorial, che è la nail art, e ci ha impiegato letteralmente pochissimi secondi a realizzarla. Prima vado a depositare una piccola quantità di semipermanente sul timbro, che si aprirà un pochino e formerà delle piccole macchie, e poi vado in maniera molto casuale a premere il timbro contro l'unghia e si creeranno appunto delle macchie di colore irregolari e molto molto carine, e questi design sono molto alla moda e attuali, quindi potete proporli anche alle vostre clienti e voi risparmierete molto tempo. Una volta polimerizzate le macchie nude, passo ad applicare il semipermanente salvia, e se sbavo un pochino il colore non c'è problema, posso andare a ripulire. E la cosa molto carina è che si crea un effetto un po' semitrasparente, perché appunto il semipermanente si apre un pochino. L'abbinamento di questi due colori risulta davvero carino. Ecco qui il risultato finale, e adesso polimerizzo. Per aggiungere una nota brillante a questa nail art ho aggiunto la foglia d'oro, che come sapete adoro. Anche questa la potete trovare su AliExpress e vi lascerò il link giù nell'info box, e vado semplicemente ad applicarla con un applicatore in silicone e poi vado a sigillare con un top coat senza dispersione il mio lavoro. E adesso il lavoro è completato e questo è il risultato finale. Io spero che questo tutorial vi sia stato utile, e se siete rimasti fino a questo punto del video lasciate un emoji con le foglioline verdi, e qui vi suggerisco altri due video sul mio canale che potrebbero interessarvi. Ciao!